E lì mi pare che qualche cosa da fare ci sia ancora. C'è molto da fare in Sicilia, è una regione importante, strategica in questa nostra Italia, anche nella prospettiva di un ruolo più centrale della nostra nazione nell'area del Mediterraneo. Il presidente Musumeci in Sicilia ha lavorato molto bene, qualcuno dice che è troppo onesto e troppo capace per governare una regione e toglierla da quegli equivoci che l'hanno zavorrata in questo tempo e che oggi dovrebbero vederla invece rilanciata, o come sognava Paolo Borsellino, farla diventare bellissima come merita da ogni punto di vista, anche con una lotta serrata alla criminalità, cosa che diciamo è stata fatta meno bene di altre fasi della nostra storia. Si vota a Palermo, si vota a Messina, ieri sono stato a Messina, ci sono delle criticità che restano evidenti, la mancanza del lavoro, la disoccupazione che in quelle città viaggia a percentuali elevatissime. Un quarto degli abitanti di Palermo, dei residenti di Palermo, percepisce il reddito di cittadinanza. Arrivano quasi 70.000 e nelle altre città il dato è lo stesso, praticamente quello che è il dato dell'intera regione Lombardia, insomma dei dati sconcertanti. Ora bisogna scegliere se si deve assistere la Sicilia o si deve sostenere la politica del lavoro e dell'occupazione. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo davanti, sostegno alle imprese, perché la Sicilia è una regione dalle grandissime potenzialità. Non parliamo di un'area depressa senza speranza, noi parliamo di una regione ricchissima che è stata ricca nella storia e che potrebbe tornare ad esserlo se si investisse sul lavoro e sulle grandi risorse. Ieri ho incontrato lavoratori e imprenditori che chiedono di essere sostenuti, non con economie, con possibilità anche in termini normativi. Ora parliamo anche con gli imprenditori. Mi dica solo una cosa velocemente, ma voi tentate il sorpasso in queste elezioni? Quello che dicono i sondaggi? Cercate di certificarlo con i voti, quelli di pietra? Ma in 10 anni non abbiamo mai lavorato per inseguire sondaggi, per inseguire il consenso. Facciamo le cose che è necessario fare secondo noi per avere una centralità e un ruolo che renda più seria la politica. Questo è l'obiettivo che Giorgia Meloni si è posta e crediamo di obiettivamente raccogliere questi consensi anche nelle amministrative sul piano politico. Io credo che i cittadini che votano in queste elezioni amministrative possano anche dare un'indicazione di credibilità. Chi li prende in giro nelle piazze e nei palazzi fa un'altra cosa, non merita il consenso, a prescindere da dove si colloca pro tempore. Noi abbiamo visto di tutto in questi 4 anni dal 2018, motivato con ogni cosa, crisi economiche, pandemie, guerre, adesso qualche collega si augura le cavallette per evitare il voto anche nella prossima tornata. Il giudizio dei cittadini arriva in queste amministrative, io spero che diano un giudizio positivo della coerenza, della lealtà e del coraggio che Fratelli d'Italia ha dimostrato. Allora Marco da Milano.